E tu? Lo ami? Jake è stata la sola persona che mi sia rimasta vicina, dopo che tu te ne sei andato. Ha fatto tanto per me ed era giusto che io gli ho dato la mia parola. Del resto non potevo immaginare. Basta, Virginia. Ti sbagli. Pietro Fischer è morto da molti anni. Quel Pietro Fischer che tu hai conosciuto un tempo è morto allora, anche se la sentenza non è stata eseguita. Però tu vivi, Pietro. No, Virginia. Dos Passos vive. Capisci? Io sono Dos Passos. Non ho più una vita mia, ormai ho solo uno scopo. Aiutare coloro che non sanno aiutarsi da sé e che non chiedono quello che uno è stato, ma quello che uno è. Pietro. Non devi essere triste, Virginia. Dos Passos è un uomo felice. Non devi avere preoccupazioni per lui. In fondo fa quello che ha sempre sognato di fare. Sì, forse si sente un po' solo. Ma qual è l'uomo che ha la fortuna di non essere solo nella vita? Ma io ho paura, Pietro. Se Jack ti riconosce, devi andartene, non puoi rimanere qui. No, Virginia. Dappertutto ci sarà un Bennett o un qualche giornalista come quel Randall. Quello che deve succedere, succede sempre. Io sono scappato fin troppo. Ora basta, nessuno può sfuggire al proprio destino. Mi capisci, Virginia? Sì, Pietro. Bravo. E adesso noi dobbiamo dimenticare una cosa. Dimenticare di aver creduto per un momento di esserci già conosciuti. Ci siamo sbagliati. Chi si può anche sbagliare, Virginia? Sì, Pietro. E ora non vorremmo perderci di coraggio, no? No. Vuoi scrivere adesso, Virginia? I particolari vantaggi della